In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Un momento decisivo del cammino di Gesù verso Gerusalemme, anche quest'oggi ci propone la liturgia. L'incontro fuori dalla città di Gerico di Gesù con Bartimeo, il cieco di Gerico. Mandiamo la grazia di avere altrettanta forza di invocazione e di sequela del Signore. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Domine fac ut videam. Domine quid vis ut faciam. Signore, fa che io veda. Signore, che cosa vuoi che io faccia? Due invocazioni che ricalcano l'esperienza di Bartimeo e che ritroviamo ulteriormente nel Vangelo. La prima sulla bocca del cieco nato e la seconda sulla bocca di San Paolo sulla via di Damasco, anche lui accecato, abbagliato dalla gloria del Cristo risorto che
gli è venuto incontro per farlo apostolo. Due preghiere che converrebbe scolpire nel nostro cuore e davvero inserire nel nostro, come dire, breviario personale, nel patrimonio di preghiere spontanee, libere, di cui certamente tutti quanti noi disponiamo in termini proprio appunto personali. Preghiere che appunto richiamano in primo luogo proprio la potenza salvifica della invocazione del nome del Signore. Invocare il nome del Signore per essere salvati, ci dirà il profeta Gioele. Invocare il nome del Signore perché il Signore è un Dio che ascolta la preghiera, ci dice tutto il Salterio, che la comunità monastica di Viboldone riproporrà come cammino di preghiera proprio a partire da quest'anno, con una lettura particolare, diciamo progressiva, globale, ecco, come oggi si cerca di recuperare, proprio un po' come facevano gli antichi. Gli antichi monaci recitavano il Salterio tutto intero, per lo più il Salterio in lingua greca, a memoria, tutti i giorni. Poi è arrivato San Benedetto, che probabilmente memore delle considerazioni sagge di alcuni dei padri del deserto che praticavano il Salterio per intero, qualcuno però disse, beh, però è meglio un versetto vicino che mille lontani. Parola molto saggia. San Benedetto ha pensato di far leggere l'intero Salterio ai suoi monaci lungo tutta una settimana. Visti poi i tempi particolarmente convulsi in cui viviamo, ulteriormente la Chiesa ha proposto una lettura del Salterio addirittura intero mensile, quasi intero, insomma, di per sé, quello dell'ufficio. Però qui così, appunto, le monache di Viboldone hanno la sapienza di proporre un tipo di lettura dei salmi al tempo stesso nuova e antica. Antica perché non l'hanno scoperto loro, perché già appunto nei primi secoli si faceva così, si leggevano i salmi di continuo. Nuovo perché appunto oggi si cerca di riscoprirlo magari con qualche sano, intelligente aggiustamento. Chiusa parentesi, tanto per è in giro il dépliant di questa iniziativa, sollecito l'attenzione proprio in merito. Diceva appunto nel Salterio, il primo titolo divino che noi dovremmo valorizzare, insieme a quello dal nome divino, il Signore, evidentemente superiore a tutti, ma il primo titolo che andrebbe valorizzato sarebbe colui che ascolta la preghiera. Quando noi preghiamo, proprio facciamoci una buona ragione che la preghiera è la parola costantemente, incessantemente, puntualmente ascoltata dal Signore. Anche e soprattutto, oserei dire, nel momento in cui avessimo la percezione di continuare a battere un chiodo che non entra mai, perché non abbiamo
la percezione che Dio abbia ascoltato e tantomeno esaudito quello che magari da lungo tempo gli chiediamo, un po' come Zaccaria, che appunto insieme a sua moglie, pissimi tutti e due, coppia esemplare, chiedevano un figlio per tanti anni, questo figlio non arrivava, e addirittura quando è arrivato, attraverso l'annuncio di un angelo, Zaccaria era talmente estenuato da questa preghiera non esaudita che non ci ha creduto, e infatti è rimasto muto per tutto il tempo della gestazione di sto figlio. Ecco, in realtà dobbiamo proprio cambiare un paradigma di fede, carissimi, tanto più oggi che c'è in giro la famosa retorica del silenzio di Dio. Per carità, Dio parla anche quando sta zitto, come del resto facciamo anche noi siamo capaci di parlare da silenti. In famiglia credo che avvenga praticamente un po' tutti i giorni un'esperienza del genere. Se siamo capaci noi di parlare tacendo, figuriamoci Dio. Ma per capire quello che Dio ci dice anche quando tace, bisogna davvero perseverare nella invocazione del nome del Signore. Bartimeo, da povero mendicante qual è, magnifico esempio proprio sotto gli occhi di tutti quanti. Siamo a livelli di un personaggio di scarto, mendicante, che oltretutto dispone solo di un mantello e addirittura lo pianta lì per andare dietro a Gesù. E siamo a livello proprio di quelli che sono i migliori maestri di preghiera, i questuanti, quelli che magari ti aspettano fuori dalla porta di casa e non ti mollano finché non gli hai dato qualche cosa. Quindi lì sono da trattare bene, non soltanto perché il Signore ce lo dice, perché sono sua presenza, ma anche perché sono i nostri maestri di preghiera. Se noi sapessimo pregare con un decimo della loro insistenza, raggiungeremo livelli di santità veramente strepitosi, inimmaginabili. Perché questo è proprio il senso della preghiera, un cuore che confida nell'ascolto del Signore e che quindi non lo molla finché qualche cosa non esca fuori da questo cuore. Ecco la figura proprio che noi abbiamo da ammirare, un paradigma davvero da imitare, niente affatto invece quello della folla che lo circonda, che prima lo reprime. Poi quando Gesù gli dice chiamatelo, allora la folla diventa tutta solidale, coraggio ti chiama, per l'amor del cielo, agire così, agire reprimendo la voce di un povero, e oggi come oggi diventano anche programmi politici le repressioni delle voci dei poveri, anzi programmi politici che godono una certa fortuna, che godono un certo consenso. Noi cerchiamo di non essere intrappolati in questo tipo di consenso, ma cerchiamo anche di non essere quelli che aiutano per opportunismo, soltanto perché
il grande capo dice così. Sapientis est mutare consilium, va bene, è saggi, è da saggi cambiare il proprio sentimento, il proprio parere, se vediamo che è sbagliato. Ma facciamolo con convinzione, non facciamolo come banderuola. La folla qui è proprio banderuola. Il vento che tira da una parte, poi tira dall'altra e ci si sposta con il massimo di disinvoltura. Non è questo quello che il Signore appunto ci chiede. Invece diventare veri intercessori dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, quello sì che sarebbe una bella cosa. Invocare il nome del Signore mica soltanto per le mie tasche, per il mio benessere, per la mia salvezza, ma invocarlo veramente per tutti, a partire da quelli che abbiamo più vicini, a partire da quelli anche che abbiamo più vicini, ma anche più ostici da digerire. Papa manda fuori un'enciclica in questi giorni in cui cerca di riscuotere appunto le coscienze alla grandezza, alla bellezza dell'amore, parola straordinariamente abusata, forse la più abusata di questo mondo, ma in realtà appunto uno e criteri con i quali possiamo, come dire, avere un po' di buona idea, sondare quanta capacità di amare c'è in noi, è quanto noi preghiamo per il nostro prossimo, quanto noi preghiamo per chi ci sta vicino e per chi ci è lontano e per chi ci è ostile, perché il Signore Gesù ha detto anche di pregate per i vostri nemici e fate del bene a quelli che il bene non ve lo fanno. Non c'è società che non abbia bisogno di una testimonianza di questo genere. Ci possono essere anche altri criteri per giudicare le relazioni con chi ci è ostile, ma a noi cristiani è dato veramente, come dire, una marcia in più, che purtroppo tante volte non ingraniamo. È come quando nelle auto hanno messo la quinta, la sesta marcia, ma all'inizio non siamo abituati, non ci viene neanche in mente di inserirla. E invece quella lì è la marcia vincente, che in realtà ci fa spendere molto di più, quelle delle auto, le marce alte della macchina, quinta e sesta marcia ci fanno consumare di meno. Così dicono, ma quella dell'amore è una marcia che consuma molto, che consuma tutto, ma può essere che proprio noi siamo qualche volta chiamati a questo di più, a questo eccesso. E in questo senso qui proprio già a partire da un'esperienza intrinsecamente spirituale. La testimonianza peraltro di tutti quanti i grandi santi, quelli proprio che chiamiamo anche santi della carità, Madre Teresa di Calcutta, che era semmai proprio santa della carità all'ennesima potenza, è però proprio tale in forza di una preghiera di adorazione, di intercessione, che
che oltretutto per anni e anni e anni è stata una preghiera spoglia di qualunque consolazione spirituale. La preghiera la più nuda, la più arida possibile, come testimoniano le sue lettere al suo confessore. E Madre Teresa di Calcutta si è mai sognata di parlare del silenzio di Dio, ma sapeva benissimo cosa fosse. L'ha conosciuto meglio di chiunque altro. Questo proprio per, miei cari, proprio per toglierci, come dire, scuoterci da un'inerzia interiore, o magari proprio da una brutta piega della nostra preghiera, che invece domanda proprio questa attitudine per niente enfatica. Non è questione di enfasi. Quando noi respiriamo, normalmente, non acceleriamo in modo particolare il battito del nostro cuore, tutt'altro. Respiro ordinario ci consente di fare mille altre cose contemporaneamente. Altro grande proprio maestro della nostra preghiera è il nostro corpo. Se lo ascoltassimo, fossimo capaci di ascoltarlo come si deve. Proprio l'istanza di quello che il nostro corpo desidera, quello a cui il nostro corpo aspira, quello di cui il nostro corpo magari è gravemente carente anche, proprio come nel caso del cieco Bartimeo. Ecco, domandiamo un po' questa grazia quest'oggi, recuperare proprio il senso di un'invocazione autentica nel nome del Signore, perché ci restituisca vista, Domine quid vis, e capacità anche di agire, Domine facut videam, Domine quid vis ut faciam, perché la vista poi non è sufficiente. Abbiamo bisogno di riuscire a tradurre quello che il Signore ci fa intuire con la mente e con il cuore. Preghiamo. Si compia in noi, Signore, la realtà significata dai Tuoi sacramenti, perché otteniamo in pienezza ciò che ora celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E vi benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica, buona settimana a tutti.